Vediamo un esempio di esercizio o problema, in questo caso con uno specchio concavo. Il problema, il testo potrebbe essere così: c'è un oggetto luminoso, o potrebbe essere alto per esempio 10 mm, cioè un centimetro. Questo oggetto luminoso viene posto a 14 cm di distanza dal vertice dello specchio, quindi P, e lo specchio ha una focale di 12 cm. Con questi dati non solo c'è da fare il disegno, ma poi c'è da calcolare a quale distanza Q si forma l'immagine e quanto è alta l'immagine, quindi H'. Dopo aver risolto questo sistema, che tra poco vediamo, quindi si ricavano le due incognite Q e H', si fa quindi il disegno perfettamente in scala 1 a 1, e questo disegno deve essere in perfetto accordo con i risultati numerici, quindi deve avere la sorgente luminosa alta 1 cm, posta 14 cm dal vertice, l'immagine si deve formare nel risultato che si è trovato qua, deve essere alta come trovato numericamente, e così via. Intanto vediamo come si realizza il disegno. Questo è lo specchio concavo, quindi disegniamo a 12 cm di distanza il fuoco, qui c'è una retta indicata in centimetri, e a 24 cm di distanza il centro. A 14 cm di distanza disegniamo questo oggetto che è alto 1 cm. Io il disegno non ho rispettato la scala, ma invece gli studenti devono farlo, quindi questo oggetto deve essere alto effettivamente 1 cm esatto. Poi si fa tutta quella costruzione geometrica che abbiamo già visto nei video precedenti, facendo partire fino a 4 raggi luminosi dalla sorgente, e quindi il raggio che corre parallelo all'asse ottico va per il fuoco, il raggio che passa nel vertice e si riflette, e così via. Questi 4 raggi luminosi si vanno a intersecare in questo punto qua giù, che ci permette poi di disegnare l'immagine. E questa è la parte grafica dell'esercizio. Invece la parte numerica si risolve scrivendo questo sistema, che contiene in pratica 3 formule, 3 leggi. La prima è la legge dei punti coniugati, 1 su P più 1 su Q uguale 1 su F. La seconda è la definizione dell'ingrandimento, o l'ingrandimento è il rapporto H' su H, il rapporto fra le altezze. E poi la legge dell'ingrandimento, che l'ingrandimento è il rapporto tra le distanze, Q diviso P. Poi si ragiona sui dati e le incognite. I dati sono H, P, F, qui li ho cerchiati con il colore nero, quindi P, F, H cerchiati. Invece li ho cerchiati, ho cerchiato in colore rosso le incognite, che sono Q e H', cioè la posizione dell'immagine e la sua altezza. Poi, ragionando sulle singole equazioni, vado a risolvere il sistema. Questo è un sistema particolarmente facile, si può ricavare subito Q dalla prima equazione. I calcoli non li ho svolti, immagino di calcolare Q, e questo valore che trovo deve essere in perfetto accordo con il disegno. Se per esempio io ho trovato 50 cm, invento un valore a caso, allora anche il disegno deve dirmi 50 cm. Dopo che ho trovato Q, lo vado a sostituire qua sotto, trovo l'ingrandimento, l'ingrandimento lo vado a sostituire qua, e trovo H', l'altezza della immagine. Se l'immagine, qua per esempio il risultato mi viene che deve essere alta 4 cm, anche il disegno deve confermare questa altezza, cioè l'immagine nel disegno deve essere alta 4 cm. Dunque ci deve essere perfetto accordo tra il disegno, le informazioni grafiche, fino a una precisione di 1 mm, e i risultati numerici trovati risolvendo il sistema. Tolleranza massima accettata, massimo 1 mm.